Allora, io qua sono costretto a tagliare una canzone di Emanuele Bocci, l'ha già capito, perché qui mi hanno detto tutto, ma io devo dire qualcosa, devo salutare mamma, papà, che dico, facciamo questi, se no poi non ci vengono più. Allora c'è Rosanna, qua in particolare, mi sono imparato i nomi a forza che vengono qui, che deve fare un intervento sanitario, tutti questi medici, no? Tieni bene il microfono, chirurgico. Guarda la camera quella, quello brutto là, quello Antonio. Se è possibile volevo cantare una piccola canzone. Cosa? Se è possibile, volevo cantare una piccola canzone scritta da me. Una canzone? Addirittura? Sì. Al posto di quel cantautore. Dedicata a tutte le persone che soffrono. Ah, facci sentire sta canzone. Sembra impossibile farcela, ma noi lotteremo. Sembra impossibile farcela, ma insieme riusciremo. E un giorno diremo... Tutto è passato. Brava Rosanna, l'ha scritta lei, eh. Hai visto? Grazie. Anche cantautrice. Qui scopriamo di tutto. Allora, no, non te lo do il microfono, va bene, dai. Mamma mia. Io volevo ringraziare Giovanni che mi ha dato la possibilità di inquadrarmi. Nella vita, sì. In televisione. Ah, in televisione. E volevo ringraziare Antonio. Il cameraman che sta inquadrato, sì. Forza Roma. Forza. Forza Roma. Cerchiamo di essere equidistanti. Però anche lei, tu non dici niente, vuoi essere inquadrata solo? O vuoi dire? Ha pagato. Grazie, ha detto. Poi qua abbiamo oggi straordinariamente il pittore Logorroico che scriveva, faceva come il pittore energetico e tra l'altro è tornato nascosto. Dov'è? Alzati un po' mentre si prepara là. Anche il pittore. Il pittore Logorroico e il pittore energetico, guarda come è diventato, guardatelo là. Che è un po' che non lo vediamo. Grande pittore! Chi guarda le vecchie puntate saprà che cos'è il pittore energetico. E questo ha voluto fare il pittore Logorroico, un po' l'energetico oggi, perché che hai fatto? Ho lavorato un po' con i pennarelli. Hai fatto gli scarabocchi con i bambini? Sì, sì. Niente, volevo rappresentare un po' tutta quanta la società, dei puntini, dei granelli di sabbia, che insieme poi compongono appunto la sabbia del mare, comunque, oppure la terra, qualsiasi cosa che comunque unisce invece di creare. La sabbia che è un'unione invece che una dispersione, che noi pensiamo sempre che è un vento che se le porta via. E poi ce l'hai qua, dobbiamo stringere, allora. Che ci stanno tagliando. Questo qui, vediamo questo. Questo qua, in realtà, metti qua, ci sta un occhio che c'è il taglio che è differente dagli altri. È come se nella diversità è unico a se stesso, quindi questo è il significato. Ecco il nostro pittore Logorroico, che vi ricordate aveva una rubrica, bella. Oh, quindi cioè, dobbiamo tagliare, sai che facciamo? Intanto ci presentiamo la gente, così poi abbiamo il tempo che ci pare. Allora, facciamo... Salutiamo i ministeriali, buonasera ministeriali. Il dottor Alfredo Ferrante, alto dirigente del Ministero del Lavoro. Grazie. E lui c'ha la divisione che è seconda, prima, terza, a quarta, la quarta addirittura, che è quella sulla disabilità, esatto. Quindi ci riguarda. Applauso. Applauso. Grazie. Poi lui è un funzionario, invece non è un dirigente ancora, ma lo faranno, però è un dirigente importante che ringraziamo ancora tramite lui e tramite la televisione, perché è stata molto carina con noi nel convegno dell'altro giorno, il 14 marzo, la Stefania Congia, che ci ha mandato lui, quindi lui ce l'hanno mandato, ma spero che si sia trovato bene. Ottimamente. Stefano Scarpelli, forte, grazie, la telecamera. Ottimamente per la truppa. Poi abbiamo la Ludmila Valentic, che sembra come Paperinic, Ludmila Valentic, grazie, la nostra Ludmila. Vecchia direttrice dell'internato. Poi Stefania, la psicoterapeuta, Stefania Berthier. Grazie Stefania. Il nipote di Al Capone, no, di Tiberio, come si chiamava? Vincenzo Tiberio, che quello conosciamo. A una mattina ha riparlato un attimo della penicillina, allora abbiamo fatto quella. Posso dire soltanto una cosa? Solo una cosa? Una cosa velocissima.
è stata intestata alla facoltà di medicina dell'università di Unimol, dell'Università degli Studi del Molise, a Vincenzo Tiberio. Questo come atto riconoscitivo della scoperta della penicillina come precursore. E l'8 aprile ci sarà un convegno qua a Roma all'Università, all'Accademia di Arte Sanitaria, rievocatrice di questa grande figura. Quindi il 7 aprile andiamo al cinema a vedere quel film. Carissimi, e l'8 grazie, fratelli e sorelle, quest'anno non mi avete chiamato. L'abbiamo chiamato. Lo sapete che ci tengo a partecipare. Sì. A questo interesse, varietà sociale. Sì. Noi da qui la vediamo sempre. Sì. E ci divertiamo tanto. Meno male. Qui si prende bene la vostra televisione. Senza parabole. Senza parabole. Ciao Barba! Perché le parabole ce le racconta sempre il padrone di casa. Pure spiritoso. Sì, simpatico. E poi volete partecipare. Ma che dice? Perché io conosco bene questi giovani bielorussi. Pure. Proprio quando vennero per la prima volta a Roma nel 1995. Lo ricordo, vedi? Vennero in piazza San Pietro. E molti di loro mi strinsero la mano. E mi tirarono la veste. È vero, ho visto le foto io, ci sono un sacco di foto. Erano bambini birbanti. Ma ora, anche se sono brutti, sporchi e cattivi. Hai visto che lo dice? Io li ho ancora più nel cuore. Hai visto? Vi ama, vi ama. E li sorveglio dall'alto. Vi sorveglia, avete la benedizione, vedi? Buona Pasqua di resurrezione a tutti. Anche a questi birbanti bielorussi. Risorgiamo tutti. Risorgiamo tutti, bello questo. E nessuno ci permetta di rivolgere da soli. Nessuno si permetta di risorgere da solo. Bella, figa, Senza attraverso lo specchio. Senza passare attraverso lo specchio, mica. Ci ha citato. Che bello! E un saluto particolare a Antonio Pecca. Ancora? Antonio? Lo conosce? E a tutti quelli che sono in sala. Ci sta salutando tutti. Grazie. Buona Pasqua a tutti. Grazie. Stiamo concludendo queste tre speciali puntate. Invito tutti quanti a muoversi, a fare le ore, a cantare quello che ci proporrà il cantautore del domani. Prego. Col coro dell'armata, però. Ciao Manuel. Tutti insieme messi. Ci alziamo e cantiamo. Dai. E per noi diventa chi si può alzare. Di stare lassù, penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu, poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Di stare lassù, ma
ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con te.